Vorrei tranquillizzare tutti, in particolare le famiglie delle persone, dei ragazzi con disabilità, che per l'anno scolastico 2023-2024 saranno attivati interventi di assistenza educativa fin dal 13 settembre, cioè dal giorno di apertura della scuola. È in corso una procedura di gara per il nuovo affidamento della gestione associata di questo servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Il Comune di Fano, così come faranno altri comuni, integrerà con proprie risorse in modo tale da garantire anche il periodo di eventuale non copertura da parte della gara, in modo tale da garantire almeno dal 13 fino al 30 settembre il servizio di assistenza educativa per ragazzi o ragazze con disabilità. Dal punto di vista delle ore di assistenza non c'è nessun taglio, perché do dei numeri: quest'anno, nell'anno scolastico che sta per partire, 190 saranno gli studenti con disabilità che usufruiranno di un totale complessivo di 1250 ore settimanali, mentre con 17 nuovi beneficiari, quindi con una richiesta maggiore. Lo scorso anno erano 182, alcuni chiaramente sono usciti, a fronte di 1190 ore, che dimostra che a fronte di maggiori richieste sono state assegnate più ore di assistenza. Comprendo le logiche di contrapposizione politica e non mi stupisce nemmeno l'atteggiamento di chi cerca spesso di soffiare sulla polemica, però non accetto che questo atteggiamento populista si consumi ai danni dei più fragili. Noi abbiamo, insieme agli uffici, insieme agli altri comuni, agito invece con onestà intellettuale, con trasparenza, cercando con la massima responsabilità e attenzione di affrontare da subito il problema prima che si evidenzi la criticità.